bisogna stare attento, come vi diceva il filmato prima, bisogna stare attenti alle condizioni del tempo meteorologico, quindi parlo, in caso di nebbia, attenzione, procedete sempre a velocità moderata perché comunque la visibilità è ridotta. In caso di pioggia, come diceva la collega, velocità moderata perché si forma il cosiddetto, che poi lo vedrete anche sui quiz, fenomeno dell'aquaplaning. Che cos'è il fenomeno dell'aquaplaning? È praticamente quel momento in cui la strada, il tratto di strada a seguito di una forte pioggia, magari ci sono tratti di strada particolarmente avvallati, si forma la cosiddetta pozzanghera, no? Dentro quella pozzanghera, quando io vado a finire con la ruota dentro quella pozzanghera, come dicevamo prima, l'attrito della ruota all'asfalto viene a mancare proprio perché quell'acqua fa sì che si formi tipo un pannicolo che divide la ruota dall'asfalto. E quindi se vado a frenare comunque non ho aderenza alla strada e la frenata non sarà una frenata efficiente. Quindi abbiamo detto, velocità commisurata alle caratteristiche della strada, commisurata alle caratteristiche del tempo meteorologico, commisurata anche alle caratteristiche del mezzo che io sto conducendo.